Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Come state? Tutto bene? Ieri sei vinto di Cortomuso. O Massimiliano Allegri, sei vinto di Cortomuso. Come non ti va bene? Che fai? Sei permaloso. Che è successo? Sei permaloso che vinciamo pure noi di Cortomuso? Oh Gobbi, indossate, milanisti indossate. Oh, ieri, prima di iniziare il video vi ricordo una cosa: iscrizione al canale, lasciate un like, commentate, attivate la campanella e condividete il video. Ieri, nella partita di ieri, si è vista la vostra onestà. Quando voi gridate su YouTube, voi youtuber, non parlo dei tifosi, ma noi siamo onesti, noi quando c'è un errore lo diciamo, noi quando c'è questo lo diciamo, quando ci danno un favore lo diciamo. Ieri, ok, sono successi due episodi all'Inter. Il rigore non dato alla Fiorentina di Bastoni e il rigore dato alla Fiorentina sul fallo di Sommer. La vostra cattiveria non vi fa più ragionare, la vostra malafede non vi fa più ragionare, ok? Non siete più lucidi, perché il primo rigore che non viene dato, che io dico che secondo me è rigore, ma lo dico e vi spiego anche il motivo, perché secondo me Bastoni fa la pirlata di non guardare mai l'uomo, lo sente solo, guardando solo la palla. Quindi cosa succede? Si tiene abbracciato con il difensore della Fiorentina, che lo abbraccia anche lui, ok? Però il giocatore della Fiorentina abbraccia e guarda la palla. Bastoni, ok, e ha l'uomo davanti, Bastoni ha l'uomo dietro, quindi non guardando l'uomo impedisce al giocatore della Fiorentina di andare a impattare nel pallone, che poi non ci arriva mai, questo è da vedere, lo dicono gli interisti, ma io dico è da vedere. E quindi lì ci può stare il rigore, ma non per una spinta clamorosa, perché di spinte in aria sul calcio d'angolo ce ne sono aiose. Quindi è un rigore che se dai va bene, ma che se non dai non succede niente di così clamoroso. Succede, viene dato del clamoroso perché è l'Inter, e questo lo sapete anche voi, ok? Ma il bello viene dopo, nel rigore che viene dato alla fine. E la vostra onestà lì cade, muore, visto che, adesso parlo seriamente, che Zegdottor e qualcun altro si dicono che sono i più sinceri, che quando c'è un rigore non lo dicono, quando c'è lo dicono. Cioè voi siete dei cazzari, ultimamente siete solo dei cazzari, perché avete perso la ragione, nel senso che il secondo rigore che viene dato alla Fiorentina è un rigore scandaloso, è un rigore che non esiste. E vi faccio un esempio: quando l'attaccante punta il portiere con la palla nei piedi e sposta la palla e il portiere magari in uscita si scontrano, viene dato rigore all'attaccante, perché nel momento di impatto l'attaccante toglie la palla al portiere con la punta, ok, e si scontrano, quindi a vantaggio dell'attaccante che riesce ad arrivare prima nel pallone viene dato il rigore. Ieri sera è successo la stessa cosa, solo al contrario. Quante volte vedete il portiere uscire di testa e di pugno con le mani a palla alta? Tantissime volte. Ieri Sommer esce, prende la palla e poi colpisce Nzola, ok? Mai rigore, mi dispiace. È come l'esempio che vi ho fatto prima: tu attaccante mi punti, io mi tuffo rasoterra per rubarti la palla, me la sposti, io ti frano addosso o tu mi vieni addosso, rigore. Quando invece il portiere esce con i pugni, prende la palla e poi travolge chi ha davanti, io che ho giocato in porta 30 anni, mi hanno insegnato ad uscire così, non è mai fallo. Ma voi siete talmente disonesti, ma non disonesti perché siete disonesti, ma perché in questo momento se succede una scoreggia all'Inter, la sente, se la faccio a Ravenna, la sente anche quello di Milano, ok? Tutto quello che viene fatto all'Inter adesso viene ingigantito, e questo me lo dovete,
E questo me lo dovete, ragazzi, perché quello di ieri sera non è mai rigore, ma la vostra malafede, perché in questo momento vi tira il culo, vi fa vedere che ogni volta che c'è qualcosa all'Inter è così eclatante. E vi sta bene! E vi sta bene, milanisti juventini! Vi sta bene! Intanto state sotto il nostro culo con una partita in meno. Ricordiamolo, noi abbiamo una partita in meno e state sotto il nostro culo. E il 4, domenica, vi facciamo un buco di culo così. Vi facciamo un buco del culo così. Vediamo. Iscrizione al canale, lasciate un like e rosicate meno, milanisti gobbi, rosicate meno, gemellati, vi sta solo bene. Ieri sera live Dr. Benzinera, tutti la guffare, Dr. Benzinera, ciao a questa, ciao a questa, ciao!